Allora, io sono Piffer Giorgio, abito a Besenello, sono nato a Besenello e sapete quanti anni che ho? Tanti. Su, 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 82, su. 85. No, 80, 80. Adesso mi da sti bambini, vorrei sapere cosa che vuol sapere da sto nonno. Se le filastrocche. La storia di una volta. Intervistiamo delle persone Sapere la loro per sapere il storia. territorio, come era una volta Besenello. Com'era il territorio una volta a Sì. Besenello? Il territorio una volta a Besenello erano molto più piccolo. Erano meno abitanti e meno case. Dopo la chiesa, a ricordo mio, c'erano solo 3 case. Dunque, pensate quante case ci sono adesso. Adesso, stiamo quasi esagerando. C'era la cantina, che adesso è quella casa grande che è gialla, era la cantina del paese. Dopo c'era una casetta piccola che c'è anche adesso, bassa, e poi c'era la posta vecchia solo. Com'era la vecchia cantina? C'era il gran piazzale, consegnavano l'uva, facevano la spremitura all'autunno e dopo immagazzinavano dentro il vino, dentro nelle Bottiglia. botti, non in acciaio inox come quelle là, erano in legno, Sì. avevano la bigoncia, sai cos'è la bigoncia? A Besnella in dialetto e dis la punzale. Da portare in giro il vino perché a ricordo mio tanto lo portava con la bigoncia, dopo c'era qualche pompa anche, ma comunque era il lavoro che facevano a mano, non c'era mica la motorizzazione come adesso, e trattori, a ricordo mio non ce n'era neanche uno in paese, ma neanche automobili, sai. La prima automobile che è venuta in paese, io sarò stato grande come voi. Tutte le altre case le hanno costruite dopo l'anno 1950. 65 anni fa hanno incominciato a ingrandire il paese proprio così grande. La gente viveva quasi tutta sulla campagna, si andava in scanupia e c'era un affare da portare, andare in scanupia a fare la legna. Guardate, ve lo faccio vedere. Una slitta. La slitta. Ben tanto vecchia, è messa qua in un cantuccio, vedete? Questa qua è andata in scanupia a portare la legna, il fieno, sicché bisogna portare quella là, bisogna portare qualcosa da mangiare e da bere e gli attrezzi anche da fare la legna. E le campagne una volta erano molto più vaste di adesso. No, le campagne erano uguali come adesso, come territorio, anzi. Ce n'erano più perché c'erano meno case. Invece pensa che adesso vanno col trattore in un attimo, fanno i lavori anche a irrorare le viti. Un tempo si andava con quello motore, sai, con la macchina a spalla. Si lavorava la campagna, la terra, i cavalli o i buoi. Le famiglie un pochettino che avevano meno soldi, magari avevano un asinello. Qualcuno usava la mucca anche per andare un po' in campagna. D'estate si andava in scanupia a fare il fieno. I bambini andavano a raccattare le sementi, i tralci delle viti per fare il fuoco. Sai, la legna grossa un tempo. Quando io ero come voi, un po' più grande anche, la vendevano per prendere qualche soldino. Nelle case, le povere mamme avevano poca legna, bisogna risparmiarla. E poi da giovane, sai, da 13 anni partivo con la bicicletta e andavano a fare in fiera a Trento a vendere i prodotti della campagna. Pensa, e dietro la bicicletta agganciavo un carrettino. Con 2 ruote, lo vuoi vedere? Ecco, Sì. avanti allora che andiamo a vedere anche quello. Ho fatto per diversi anni l'autista, che un giorno su una strada di montagna è caduto il muro di sostegno, siamo andati giù per il bosco, io col camion completamente, il camion mi è rimasto con tutte e 4 le ruote all'aria. Io sono uscito senza una scarpa, senza farmi niente, 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 per fortuna.
Dopo ho smesso di fare l'autista e sono andato in fabbrica. Fabbrica si costruì, dove costruivano punte di trapano, frese, solo per il ferro. Lavoravo ai forni dove faceva molto caldo e in base all'utensile che si lavorava ogni 90 secondi o 2 minuti si elevava il pezzo dal forno a 1230 o 1280 gradi a secondo della lavorazione che si faceva. Dunque immaginatevi che caldo che era d'estate. Era il limite della fusione, bisogna essere molto precisi sulla gradazione dei gradi, guai, se superava si rovinava su tutto. Ecco, dopo sono andato in pensione e sono 20 anni che mi godo la pensione con il mio hobby di un po' di alveari, un po' di campagna e dopo ho anche i nipotini che si divertono, ogni tanto le racconto qualche filastrocca. Potrei raccontarvene una? Sì, 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 sì. L'uccellino quando imbruna mette il capo sotto l'ala, fa un batuffolo di piuma e le zampe su una rama. Anche il bimbo quando è sera fa il Signore la sua preghiera, manda un bacio alla sua mamma, chiude gli occhi e fa la nanna. Allora vi conto un'altra, ma non è una filastrocca, quella è una poesia. È intitolata La mia stanzetta. La mia stanzetta vi batte il sole dalla mattina, la rende lieta, sana, carina. Il mio lettino è semplice, bianco. Presto alla sera vi dormo stanco, balzo all'aurora quando il mattin di luci indora. La scrivania spicca nel fondo, quanti vi faccio viaggi per il mondo in compagnia dei libri cari, amici veri, amici rari. I loro nomi dallo scaffale brillano di luce, fuggono il male. Nei miei cassetti l'ordine regna, perché la mamma così mi insegna. Che bella! Le poesie le ho imparate a scuola. Le filastrocche quasi tutte dal papà. Aveva un papà che era come me, che aveva la passione di imparare le filastrocche, e le ho imparate anch'io, e cerco ai bambini di raccontarle le filastrocche. Dal 1980 ho iniziato a segnare tutti i giorni il tempo. Se è discreto, magari è un po' nuvoloso, metto discreto, un po' di nuvole, un po' di sole, se no metto magari, se è tutto nuvoloso, nuvoloso, se piove, piove, se nevica, metto la neve, quanti centimetri di neve, e segno tutti i giorni. Ce ne fai vedere qualcuno del 1980? Guarda. Bella, bella. Quello bella, è il mese di novembre. Ah. Allora, qua. Gennaio, agosto. Guarda, agosto. Bello, bello, bello pioggia, dalle 15 alle 14. C'è stato un periodo in cui il tempo è stato veramente brutto. Tempeste, molta pioggia. Del 1966 c'è stato l'alluvione a Trento, ma ha preso anche a tanti paesi della Vallagarina. E nel 66 facevo l'autista e avrei pianto, perché sulla strada dei Fiorentini sono stato l'ultimo a passare e ormai credevo di non riuscire neanche a passare dal torrentello che veniva sulla strada. Poi sono andato sull'argine dell'Adige a portare materiale da rinforzare gli argini di Trento. E là è stata una notte pericolosa e molto, molto, molto dura. Dal pericolo dell'alluvione, perché si aveva paura che scavasse sotto le ruote del camion, perché l'acqua era sulle gomme del camion, e se rompeva l'argine anche in quel posto là, portava via tutto. E dopo andare a cercare rinforzi in città, guidavo un 682 Fiat, i fari del camion erano tutti sotto acqua lungo la città di Trento. Dunque pensate quante ore che ho lavorato, 32-35 ore, e in quelle ore là ho dormito
16 minuti sul volante, 16 minuti, perché non si poteva passare. Intanto che mi hanno preparato un po' di strada per poter passare. Venite che vi faccio vedere allora che animaletti che ho nell'orto. Sono piccolini, un po' birichini, basta non turmentarli. Si deve stare a debita distanza e sono le api. Guardate adesso, sebbene è il mese di novembre, come escono le api. Se andate un po' più vicini dall'altra parte si vede cosa portano. Portano ancora il polline e siamo ormai verso la metà di novembre. Se guardate bene bene se ne vedono di quelle che hanno le zampette gialle. Basta non disturbarle, è un animale che teme i rumori e gli odori. Guai gli odori e guai i rumori. Se qua venissimo a fare i rumori ci assalirebbero di colpo. La passione delle api l'ho avuta un pochino dallo zio, perché prima di me aveva le api lo zio. Poi un giorno per caso ho trovato un siame di api in campagna. E allora mi sono affezionato e ho incominciato a fare un po', per hobby, l'apicoltore. Quando vengo, che magari vado in campagna, quando torno, passo qua dall'orto a guardare le api. Se vedono come lavorano, come portano. Perché che decide tutto dell'alveare è la resina.